Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RPO Quesio. Le indagini condotte dal nucleo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo Carabinieri Forestali di Terni, al comando del tenente colonnello Elena Candela, coordinate dal procuratore Claudio Cicchella, hanno consentito di individuare in breve tempo il responsabile dell'uccisione e conseguente furto di un esemplare di cervo femmina dall'area demaniale statale che ospita il centro recupero animali selvatici ed esotici, nonché il centro territoriale di accoglienza animali confiscati e sequestrati di Formichella sul territorio comunale di Orvieto al confine con quello di San Venanzo del reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi guidato dal tenente colonnello Marco Fratoni. L'animale insieme ad altre 4 cervi era ospitato all'interno di un'area recintata di circa 3.000 metri quadrati poco distante dalla sede del centro, dove prestano servizio 5 operai specializzati e 4 militari del nucleo tutela biodiversità. La struttura di accoglienza, che in media ospita 400 esemplari animali, tra cui a breve anche i grandi felini, è collocata all'interno di una vasta area boscata ed agricola di circa 125 ettari, interamente di proprietà statale, delimitata a sua volta da un'ulteriore delimitazione di sicurezza esterna. Questa attività investigativa è stata condotta in breve tempo e grazie alla installazione precedente di alcune fototrappole che avevamo sistemato in punti cruciali dell'area, abbiamo potuto accertare, in corrispondenza proprio del giorno prima all'accertamento, che un uomo si era introdotto all'interno dell'area demaniale, tirando su proprio la recinzione esterna. L'abbiamo visto nel video delle fototrappole che entrava illegalmente portando con sé un fucile. L'abbiamo visto che riusciva una mezz'ora dopo col fucile che verificava che fosse scarico, quindi evidentemente questo fucile era stato utilizzato, e abbiamo potuto vedere che nel pomeriggio della stessa giornata, cioè quindi nel pomeriggio del 26 gennaio, quest'uomo, lo stesso uomo, ritornava nello stesso punto, penetrando al di sotto della recinzione esterna e andando su in direzione del luogo dove erano presenti i cervi detenuti dal centro Formichella, insieme con un complice portando delle cinghie. Le stesse due persone venivano viste che uscivano sempre dallo stesso punto trascinando proprio il corpo di un cervo morto. Quindi a questo punto l'attività apparentemente sembrerebbe conclusa. In realtà c'è stata tutta un'attività seguente volta ovviamente a identificare le persone. Questo è stato possibile grazie alla conoscenza, diciamo, dei reparti, delle stazioni Carabinieri Forestali, con anche una valida collaborazione anche dell'organizzazione territoriale della stazione Carabinieri San Venanzo. E questo ha fatto sì che potessimo fare una notizia di reato a carico di due persone, presentandola ovviamente alla Procura della Repubblica di Terni, in quanto i fatti si svolgono in Comune d'Orvieto, per i reati di uccisione di animali e furto aggravato. Aggravato perché siamo anche in area pubblica, e per l'uso della violenza sulle cose, eccetera. Il titolare delle indagini, il dottor Stramaglia, ha emesso successivamente, ma nell'immediatezza, perché ha creduto anche lui molto in questa attività, ha emesso subito un decreto di perquisizione che ha portato anche al reperimento di ulteriori elementi di prova, tipo la corrispondenza dei vestiti utilizzati dalle persone, il ritrovamento delle cinghie, il fucile, alcuni campioni di carne congelata di cui è ancora in corso l'analisi, no? Per la conferma definitiva che si tratta di carne di cervo. E ecco, l'attività, diciamo, in breve tempo sono ancora in corso accertamenti, l'indagine è ancora in atto, però il fatto principale è stato ricostruito nella sua dinamica, nell'individuazione dei responsabili. Chiaramente siamo ancora nella fase di indagini preliminari, quindi niente è deciso, insomma. Alle indagini hanno collaborato i Carabinieri Forestali di Allerona, Orvieto e San Venanzo e del Nucleo Tutela Biodiversità di Formichella.
La nostra struttura è una struttura che a livello nazionale è capofila per l'accoglienza degli animali confiscati e sequestrati in nome e per conto di una convenzione stipulata dall'Arma dei Carabinieri con il Ministero della Transizione Ecologica. Detto ciò, già da anni il centro era appunto struttura di recupero per gli animali selvatici ed esotici, nonché ancora anni prima era stato già individuato dalla Regione Umbria come centro di educazione ambientale. È abbastanza singolare che oggi ci troviamo a dover rappresentare alla stampa una situazione a dir poco singolare che ha lasciato basiti noi operatori e diciamo la nostra scala gerarchica. Siamo stati oggetto di un furto, di un'uccisione di un cervide, un esemplare femmina che era residente in questo nostro centro da più di 20 anni. Tra l'altro si trattava anche di esemplari, come la gran parte degli esemplari che deteniamo, in forte criticità, sicuramente anche in condizioni di salute non ottimali. Tutti gli animali che noi accogliamo sono soggetti a cure veterinarie e sono soggetti ad un percorso di riabilitazione. Succede anche che abbiamo degli animali che non sono in grado di recuperare la loro veracità, la loro naturalità, e per questo animali come i cervi che avevamo qui a Formichella e che ancora abbiamo qui a Formichella erano mantenuti e gestiti dai nostri operai. Ora aggiungo una considerazione, mi si permetta, di valore, e, nel senso che è sicuramente difficile per noi che veicoliamo sempre moniti e messaggi di speranza, messaggi pedagogici, educativi alle numerose scolaresche che vengono qui presso il nostro centro. È molto difficile, dicevo, per noi oggi rappresentare e dare alla stampa una notizia non è che ci inorgoglisca. Siamo stati oggetto di un furto, appunto, e di un'uccisione di un nostro esemplare, e questa secondo la nostra valutazione umana e etica, ma soprattutto anche delle regole, quindi normativa, è sicuramente una condotta da censurare a vari livelli. A me, in modo particolare, quale comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, che gestisce e amministra questo centro, ecco, preme soprattutto stigmatizzare tali condotte affinché nel tempo e negli anni non abbiano a ripetersi. Il nostro messaggio è sempre qui a Formichella un messaggio di speranza, un messaggio che va nella direzione della sostenibilità ambientale. Vogliamo comunque lanciare un messaggio di prevenzione, un messaggio di speranza, rilasciando al termine di questa conferenza stampa un esemplare di Pogliana che è stato conferito da Cittadinanza, conferendo l'animale, contattando appunto il nostro ufficio, appunto il reparto Carabinieri di Biodiversità, e affidandocelo. A quel punto l'animale è stato curato, sono stati fatti dei fluidi, abbiamo il nostro medico veterinario, abbiamo un'assistenza attenta e preparata all'interno del centro per questi animali. L'animale, nella fattispecie la Pogliana, poi è stata anche riabilitata al volo. Siamo pronti oggi a rilasciarla in natura. Quindi ecco, siamo qui per comunicare una notizia che non avremmo voluto dover rappresentare agli organi di stampa. Ciò non di meno, oggi per l'ennesima volta il messaggio che parte da Formichella è un messaggio di speranza. Restituiamo alla natura gli animali, cercando di ridonare l'equilibrio necessario al rapporto uomo-ambiente. Nuove rotte, incremento di quelle esistenti, bilancio del 2022, ma anche e soprattutto prospettive, lavori strutturali e collegamenti futuri. Questi gli assi portanti della conferenza stampa che hanno tenuto a Palazzo Donini la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il Presidente di Sase S.p.A., società che gestisce lo scalo internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi, Stefano Panato. L'aeroporto è l'unico vero acceleratore di breve termine dei collegamenti per una regione atavicamente isolata. Le grandi opere infrastrutturali che abbiamo avviato saranno disponibili con i tempi dei lavori pubblici, mentre l'aeroporto ci consente nell'immediato di collegarci con l'Italia, l'Europa e il mondo intero, è quanto ha sostenuto la Presidente Tesei.
La normativa è particolarmente complessa, puntigliosa e soggetta anche a periodici cambiamenti ed è perciò necessario, per applicarla correttamente e non incorrere in provvedimenti sanzionatori, un approfondito studio ma anche un confronto tra chi la norma la deve mettere in pratica e chi deve verificare che questo lavoro sia stato svolto correttamente. Partendo da questa giusta riflessione sul tema della normativa nazionale antiriciclaggio, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni ha organizzato in città uno specifico corso di formazione in collaborazione con il Comando Provinciale di Terni della Guardia di Finanza. L'approfondimento si è articolato in alcuni incontri e confronti a cui sono intervenuti professionisti, esperti, ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza che si sono svolti nella sala convegni della sede ternana di ARPA Umbria, nello stabile di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. A relazionare sono stati le professioniste Elisa Pettirossi e Annarita Costa, rispettivamente dell'Ordine di Terni e di quello di Perugia, e per la Guardia di Finanza il maggiore Gabriele Gallozzi e il luogotenente Marco Mansueti. Anche questa volta abbiamo organizzato in sinergia con la Guardia di Finanza una sessione di formazione oggi, un'altra c'è già stata la settimana scorsa, riguardante gli adeguamenti normativi sulla normativa antiriciclaggio, che è la parte poi che svolgiamo noi con i nostri relatori, ma soprattutto l'applicazione pratica e interpretazione che dà la Guardia di Finanza, che è il soggetto deputato ai controlli e che può fare i controlli sia alle imprese che anche a noi professionisti. Quindi una sessione di formazione sulla parte giuridica e teorica, ma anche sulla parte pratica. Il tema è quello comunque sempre della formazione e dell'aggiornamento per mantenersi aggiornati sulle normative, ma anche su quello che pensa uno degli attori protagonisti della gestione appunto delle leggi. Beh sì, diciamo, la normativa è molto complessa, quindi c'ha bisogno di essere interpretata, ha bisogno anche di essere compresa nelle sfumature, avere un confronto diretto chi effettivamente è deputato ai controlli e quindi automaticamente interpreta, diciamo, la normativa, ci consente anche di essere più adeguati nei nostri studi con gli adempimenti giornalieri. Dopo gli incontri di Spoleto e Foligno e l'intensa attività di concertazione con stakeholder pubblici e privati per raccogliere idee, necessità e fabbisogni del territorio, inizia a delinearsi la proposta di strategia di sviluppo locale per il periodo 2023-2027 del Galla Valle Umbra e Sibillini, che con la partecipazione al bando regionale in scadenza il 28 febbraio si candida ad essere soggetto attuatore delle politiche leader nell'area omogenea della dorsale appenninica meridionale in Umbria. Martedì 14 febbraio all'oratorio del Crocifisso di Foligno, a confrontarsi con Pietro Bellini e David Fongoli, rispettivamente presidente e direttore del GAL Valle Umbra e Sibillini, c'erano Lorenzo Schiarea, presidente del Consiglio Comunale di Foligno, e i rappresentanti delle associazioni di categoria, per Confcommercio Umbria Rolando Fioriti e per CIA Umbria Ezio Palini. Questa volta il territorio coinvolto è stato quello più a nord dell'area omogenea e, come sempre, l'iniziativa pubblica è stata promossa in rete con dirette live stream su YouTube. Il presidente Schiarea, portando i saluti dell'amministrazione comunale, ha sottolineato come sia necessario in questa fase storica sviluppare la capacità di fare rete e quanto il lavoro del GAL Valle Umbra e Sibillini sia strategico in questo senso. Pietro Bellini, presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini. Proseguono gli incontri promossi sul territorio dopo Spoleto Foligno, sempre nell'ottica di sviluppare un programma strategico di sviluppo rurale in occasione e in vista della scadenza del bando regionale. Sì, proseguiamo i nostri appuntamenti sul territorio per cercare di confrontarsi. Oggi siamo qui a Foligno, quindi un confronto con la Valle Umbra Sud e con tutti gli artefici del territorio per confrontarsi, per raccogliere le idee e per perfezionare quella che è la nostra strategia che abbiamo messo in campo, sicuri che è una strategia valida, quindi servono solo degli accorgimenti e delle rifiniture, però i territori ci stanno dando degli input importanti al quale non vogliamo sottrarci e quindi vogliamo comporre una strategia che sia a misura di territorio. Ecco, emerge l'idea di uno sviluppo integrato, di una capacità di fare rete e anche di fare da collante tra i centri e le zone più marginali. Sì, questo è un obiettivo che il GAL si è posto
fin dalla sua nuova costituzione come CDA, quindi è un percorso che comunque intendevamo intraprendere, cogliamo l'occasione proprio perché vogliamo essere un po' come soggetto sul territorio, avere un ruolo importante che concilia un po' le due presenze importanti nel nostro GAL, che è quella della parte pubblica e dei soggetti privati. Rolando Fioriti, in rappresentanza di Confcommercio Umbria, a questo incontro promosso dal GAL, Valle Umbra e Sibillini per discutere di sviluppo locale e di nuove strategie. Il GAL dunque si confronta con i territori e con i soggetti di questi territori in cui intende operare. Ecco, quali sono i suggerimenti, le idee, le proposte che vengono dalla vostra associazione? Allora, il GAL, questo GAL come gli altri quattro GAL dell'Umbria rappresentano in questo momento uno dei punti di sviluppo e di prospettiva più significativa dal nostro punto di vista come Confcommercio di quello che è lo sviluppo del territorio. Sviluppo del territorio che passa ovviamente attraverso un coinvolgimento sempre più stretto della parte pubblica, quindi essenzialmente dei comuni, degli enti locali, ma altrettanto fondamentale è lo sviluppo che passi attraverso il mondo dell'impresa, cioè sempre un elemento più fortemente integrato tra ruolo dell'impresa, e nel nostro caso di imprese del commercio, del turismo e dei servizi, e sviluppo del territorio rurale, ma di fatto in una realtà come quella umbra sostanzialmente dell'intero territorio regionale, negli ambiti specifici del singolo GAL. Ezio Palini, in rappresentanza di CIA Umbria, a questo incontro promosso dal GAL, Valle Umbra e Sibillini per discutere di sviluppo locale e di nuova strategia con cui il GAL si propone di essere soggetto attuatore. Quali sono le idee, le esigenze, le istanze che arrivano dal mondo agricolo? Io credo che sia necessario avere il massimo di attenzione rispetto alle esigenze delle aziende agricole. Teniamo conto che oggi l'azienda agricola soffre di un handicap sostanziale. Nella catena del valore, su 100 euro che il consumatore investe nel consumo finale, solo 6 restano all'imprenditore agricolo se si tratta di prodotti freschi, e quando si tratta di prodotti trasformati arriviamo addirittura al 2. Quindi, all'interno di una logica di consolidamento, sviluppo del territorio, di attivazione di sinergie tra i vari attori, è importante comunque che teniamo al centro delle esigenze proprio l'azienda agricola, anche nella forma di agriturismo e di sostanzialmente difensore dell'ambiente, ma nello stesso tempo anche di potenziale sostenitore di servizi di collegamento tra l'azienda agricola, il mondo della cultura e le istituzioni. Il pozzo del convento di San Pietro in Vetere a Campo della Fiera, Orvieto, catalogazione, disegno e studio dei reperti, è il titolo del ciclo dei seminari che ha preso il via lunedì 30 gennaio nell'ambito del corso di metodologie e tecniche della ricerca archeologica presso il laboratorio di archeologia del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Foggia, e che tutti i lunedì pomeriggio mette sotto la lente proprio quelle ceramiche 5-600 riportate in luce dall'area archeologica ai piedi della Rupe. Qui si tornerà ad indagare in estate, da lunedì 10 luglio a sabato 5 agosto il primo turno e da lunedì 7 agosto a sabato 2 settembre il secondo, in occasione della 23esima campagna di scavo condotta su concessione ministeriale dall'associazione Onlus Campo della Fiera, grazie al contributo della Fondazione Casa di Risparmio di Orvieto, da sempre sensibile al patrimonio dei beni culturali che richiamano giovani studenti provenienti da università italiane e straniere. Per l'iscrizione c'è tempo fino a giovedì 15 giugno. Le ricerche condotte a partire dal 2000 hanno consentito di riportare alla luce uno straordinario complesso di strutture che, estendendosi per oltre 5 ettari, testimonia l'esistenza di una grande area sacra frequentata per più di 2000 anni, dal VI secolo a.C. fino al XV. La moderna critica archeologica è ormai concorde nel riconoscere il sito quale sede del Santuario Federale
originale chiamato dagli Etruschi luogo celeste e dai Romani Fanum Voltumne, dove periodicamente si riunivano i rappresentanti delle 12 maggiori città per prendere decisioni in comune. I 12 potrebbero essere anche gli ambienti in perfetta rispondenza al numero delle città che formavano la Lega Etrusca. L'articolato palinsesto archeologico, spiega la professoressa Simonetta Stopponi, direttore dello Scavo, è caratterizzato da un'imponente via sacra di quasi 10 metri di larghezza, funzionale a processioni di carattere religioso e celebrativo, attorno alla quale si sviluppano le principali strutture. Il percorso, la cui redazione basolata risale alla prima metà del IV secolo a.C., era già in uso a partire dalla fine del VI secolo a.C. Al limite nord della strada si conserva la soglia di accesso ad un recinto che delimita un ampio spazio sacralizzato, all'interno del quale sono stati individuati un altare, un donario, pozzi e depositi contenenti ricco materiale votivo, ceramiche greche, teste e frammenti di statue in terracotta, una testina di divinità in bronzo di squisita fattura degli inizi del V secolo a.C. Tra i materiali più antichi, la base di una statua bronzea recante un'iscrizione della fine del VI secolo a.C. In questa stessa area è stato portato alla luce un saccello tripartito. A poca distanza il Tempio A, di cui rimangono il podio costruito in blocchi di tufo ed alcuni elementi in trachite che ne attestano una successiva ristrutturazione nel corso del III secolo a.C. Nello stesso materiale è un donario monumentale posto perfettamente in asse col Tempio e caratterizzato da un profilo a clessidra. Accanto ad esso è un altare monolitico in tufo, al di sotto del quale è stata rinvenuta l'effigie in terracotta su base ammodonata di una divinità maschile barbata e dalla complessa acconciatura databile tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. Ad Orvieto si apre, con la messa celebrata in Duomo dal vescovo Galtiero Sigismondi mercoledì 22 febbraio alle 18, la Quaresima Eucaristica, un itinerario con la tradizione delle stazioni che si snoderà poi da lunedì 27 febbraio a giovedì 30 marzo nelle parrocchie delle città. La celebrazione della stazione si svolgerà giovedì 2, giovedì 23 e giovedì 30 marzo alle 18 con la celebrazione del presbiterio cittadino preceduta la mattina dall'adorazione eucaristica. Dopo quella in Duomo, la prima tappa sarà nella chiesa di San Domenico lunedì 27 e martedì 28 febbraio e ancora mercoledì 1 e giovedì 2 marzo. Nei giorni precedenti la stazione quaresimale, il programma prevede dalle 10 alle 12 l'adorazione eucaristica e alle 18 la messa. Si prosegue nella parrocchia San Giovenale lunedì 20 fino a giovedì 23 marzo e Sant'Andrea lunedì 27 a giovedì 30 marzo. Martedì 7 marzo inoltre avrà inizio la novena di San Giuseppe in preparazione alla solenne festa del patrono della città, della diocesi e della Chiesa Universale, che culminerà sabato 18 marzo nella messa alle 18 presieduta dal vescovo e concelebrata dai sacerdoti della diocesi. Al termine seguirà la processione dal Duomo alla chiesa dedicata al santo. Per tutto il periodo quaresimale nella chiesa dove si tiene l'adorazione eucaristica e la stazione quaresimale sarà disponibile un confessore dalle ore 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 18.30. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi nella propria parrocchia o alla sacrestia della cattedrale di Orvieto. È stata scelta Spello per ospitare il Gala ACI Sport, evento organizzato dall'Automobile Club di Perugia insieme alla delegazione regionale ACI Sport Umbria. Così giovedì 16 febbraio nel Palazzo Comunale della città sono stati consegnati riconoscimenti ai protagonisti del motorsport che si sono distinti nel 33esimo campionato regionale automobilistico e ricordate alcune personalità eccellenti del motorsport umbro. Tra queste, salutato con un grande applauso dalla platea, ha fatto un'incursione il team manager di Alfa Romeo in Formula 1 Alessandro Alunni Bravi, in collegamento da Invi in Svizzera. All'evento, nella suggestiva sala dell'editto, erano presenti Ruggero Campi, presidente di Automobile Club Perugia, Federico Giulivi, fiduciario regionale AC Sport, Moreno Landrini, sindaco di Spello, e per l'autodromo Mario Umberto Borzacchini di Maggione, che festeggia nel 2023 50 anni di attività, il suo presidente Francesca Pasquino e l'amministratore delegato Roberto Papini.
Premiati dunque i vincitori delle diverse specialità: per la velocità circuito auto moderne i piloti Mirko Paletta, Federico Antonelli e Michele Parretta; per la velocità in salita auto moderne Riccardo Trippini di Baschi, Marco Paletta e la perugina Deborah Broccolini; per la velocità in circuito auto storico il Tudert Rolando Bordacchini, Angelo De Angelis e Gianluigi Carelli; per la Coppa Dame velocità in circuito la figlia d'arte Martina Rossetti; per la Coppa Dame velocità in salita ancora la Broccolini; per l'Under 25 velocità in circuito ancora la Rossetti e per l'Under 25 velocità in salita Filippo Ferretti. Per il rally premiati il campione regionale Francesco Fanari, ha ritirato il premio La Madre, e ad ex aequo Giorgio Sisani, Fernando Minelli e Paolo Minelli, mentre come scuderia vincente la Pascucci Racing Team ASD realtà con base ad Orvieto. Quest'anno l'Automobile Club Perugia ha scelto di valorizzare anche il ruolo dei preparatori tecnici con una preparazione speciale alla carriera di Alvaro Santilli, Corrado Canneori, Fausto Bellezza e Lallo Giuliani. Premi speciali anche a Motorstyle Academy, registro Formula 850, Circolo Auto Storiche Paolo Piantini, Scuderia Città di Gubbio, Scuderia Speed Motor, Team CPR, Scuderia Todi Corse, Team Racing Gubbio e PEG Racing. Un particolare tributo è andato poi all'Associazione dei Cronometristi Perugia Teaming, Equicon e Geometria dell'Auto per i prestigiosi risultati tecnico-organizzativi conseguiti nella stagione agonistica 2022 e ad Amub. Sì, è veramente un piacere accogliere questa bella iniziativa dell'ACI Club di Perugia, e quindi dico grazie al presidente Ruggero Campi, ma tramite lui a tutti i soci dell'ACI e a tutti coloro che promuovono queste importanti iniziative, sia di sport che di sensibilizzazione anche per la guida automobilistica. Accoglierli qui in questo palazzo comunale prestigioso per noi è un onore e un piacere. È un piacere anche premiare in questa occasione un nostro concittadino, Francesco Fanari, appassionato e anche campione regionale di rally, quindi è una doppia soddisfazione per la nostra città, è una bella occasione, un bel momento. E comunque tra voi c'è sempre una grande collaborazione, si parlava appunto di guida, si parla di piloti, ma è importante la sicurezza stradale, quindi corsi di guida sicura organizzati qui a Spello e che organizzerete anche in futuro, sempre in collaborazione con l'Automobile Club di Perugia. Sì, questa è una volontà espressa, una collaborazione che da tempo tra il Comune e l'ACI Club di Perugia c'è questo percorso di sensibilizzazione, di informazione in questa tematica così importante, quindi riuscire a prevenire, a sensibilizzare i cittadini nella guida sicura è veramente importante, quindi questo messaggio cerchiamo insieme all'ACI di portarlo nei giovani, nelle persone più giovani, ma tramite loro anche durante l'arco dell'anno con iniziative anche nella provincia di Perugia, in quanto come provincia anche siamo impegnati nella sicurezza stradale, nell'impegno gravoso nel percorso appunto che vede la provincia impegnata su questo fronte di manutenzione di una rete viaria particolarmente difficile e complessa. Ruggero Campi, presidente Automobile Club di Perugia. Oggi grande festa per il motorsport umbro, dopo il Galaci che si è tenuto a dicembre, in cui appunto sono state premiate personalità importanti del motorsport, anche imprenditori insomma dell'Umbria che hanno fatto grande il nome dell'Umbria. Oggi ci si dedica un po' agli sportivi, ai piloti, chi sta in auto insomma. Ecco, una grande festa e poi ci sono anche delle novità che dovrebbero essere insomma piacevoli. Si tratta di un concorso per la prima volta, ci dica un po' di più. Sì, è una giornata dedicata allo sport, a coloro i quali stanno dentro gli impianti tutte le domeniche, i weekend, stanno nelle strade anche bianche e tengono alto l'onore e il motore dello sport automobilistico. Sono tutti qua con noi e festeggiamo loro e anche direi una stagione di motorsport eccellente, straordinaria, grazie a tutte le persone che partecipano al funzionamento di questo circo del motorsport. Spello, una città ideale
per tanti motivi, non tanto per la bellezza, quanto direi soprattutto per la sensibilità del primo cittadino rispetto, oltre che allo sport, anche all'educazione e alla sicurezza stradale, perché Spello con il suo sindaco ha condiviso con ACI un programma di educazione e sicurezza stradale partendo dai bambini. Quindi ci è sembrato giusto venire in questa bellissima città dell'Umbria, non tanto per farla conoscere perché è conosciuta in tutto il mondo, quanto per testimoniare il nostro impegno a fianco a quello del comune di Spello. Anche perché non può esistere una corsa senza la sicurezza, quindi si sta in auto, ma deve esistere ovviamente anche la sicurezza. E a proposito di un concorso nuovo, ci dica un po' di più di cosa si tratta? Ci è venuta l'idea proprio per cercare di non risolvere il problema, ma sensibilizzare la coscienza delle persone rispetto ad un problema gravissimo, quello degli incidenti stradali, di fare un concorso coinvolgendo i comuni dell'Umbria e premiando il comune ogni anno che si distingue per attività di educazione e sicurezza stradale e per rendere la mobilità a tutti gli automobilisti più sopportabile. Mi riferisco chiaramente a strade lisce, senza buche, che possano ospitare quella voglia di mobilità che ognuno di noi ha quando è al volante della propria autovettura. Quindi inizia questa bella iniziativa che noi porteremo dentro a un concorso e ogni anno premieremo un comune che si sarà distinto per le sue iniziative in tema di educazione, sicurezza stradale e mobilità. In linea di massima cercheremo di dare spazio ai coloro ai quali sono sensibili agli stessi problemi a cui si dedica Automobile Club d'Italia. Federico Giulivi, fiduciario regionale ACI Sport. E oggi è un grande giorno appunto per la vostra delegazione. E vengono premiati i campioni del motorsport umbro che si sono appunto distinti nella stagione agonistica 2022. E quanti ne abbiamo di questi campioni? Quanti piloti? E perché è anche giusto premiarli? È giusto che abbiano insomma il giusto riconoscimento in una giornata così particolare? Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, questa sera è una grande serata perché appunto abbiamo l'occasione finalmente di rincontrarci tutti fuori dai campi di gara e di premiare coloro che si sono impegnati durante la stagione scorsa. A livello regionale abbiamo appunto un campionato abbastanza strutturato perché è diviso in tutte le categorie che l'automobilismo per ora ha in sé. Quindi abbiamo circa 20 premiati nelle principali discipline, tra cui una su tutte, insomma, la velocità in circuito, velocità in salita, auto storiche e il rally. Proprio il rally è stata una novità introdotta l'anno scorso dopo diversi anni di assenza, quindi era una disciplina che in Umbria mancava e quindi siamo maggiormente orgogliosi di averla ritrovata, proposta e mantenuta, perché quest'anno il rally verrà riproposto. Ora pian piano guarderemo anche al futuro, quindi ai bambini, e quindi abbiamo in mente di implementare anche il settore karting, che è molto importante poi per tutte le discipline dell'automobilismo. Come riferimento qui in Umbria abbiamo un grande autodromo, l'autodromo di Magione, che quest'anno proprio festeggia i 50 anni, e quindi ecco, le gare si terranno, avranno forse un valore in più, un qualcosa di speciale quest'anno. Sì, appunto, l'autodromo dell'Umbria che raggiunge un traguardo non indifferente, è la testimonianza che l'Umbria è un territorio comunque in cui lo sport automobilistico è ben compreso e ben partecipato, e infatti rappresenta uno dei poli principali per l'attività. Non a caso è la struttura dove si svolgono il maggior numero di gare nella regione. Quindi c'è una grande partecipazione per la disciplina della velocità in circuito. Premiate anche le scuderie? Sì, ci sarà sempre come premio del campionato regionale la scuderia che ha vinto il campionato.
Tutto in un colpo solo per il Trestina, vittoria che mancava dal 23 ottobre, derby portato a casa, esordio vincente per Francesco Farsi in panchina, gli ultimi due posti che significano retrocessione diretta momentaneamente abbandonati. Al penultimo posto invece, scattaccata di una lunghezza dai bianconeri, si ritrova l'Orvietana, che esce sconfitta di misura dal Casini e vede fermarsi a 5 la striscia di risultati utili di fila. Un successo fondamentale per il Trestina che Farsi, privo dello squalificato Grea, disegna secondo un 3-5-2 in cui Licato è il quinto di destra e Belli fa coppia con Ferri Marini in avanti. In difesa torna Cenerini dopo il lungo stop e con lui lì dietro la porta di Montanari resta inviolata. Eppure dopo 40 secondi il portiere bianconero rischia subito di combinarla grossa. Poi il Trestina inizia a giocare e al nono ha subito la palla del vantaggio sulla testa del capitano, ma Gramaccia, strano ma vero, non trova la porta sulla sponda di Sensi servito da Bologna. L'Orvietana, senza proietto infortunato, assenza che peserà e come, parte con il freno tirato. Nel 4-3-1-2 schierato dall'ex Fiorucci, Alagia agisce inizialmente da mezzale e Rosini da tre quarti alle spalle di Tomassini e Mignani. Nel giro di 5 minuti assensi da centravanti aggiunto ad avere due buone chance, ma in entrambi i casi, sempre sul servizio di Ceccuzzi, non inquadra lo specchio. Dall'altra parte, occhio ancora a Montanari che rischia sulla pressione di Mignani, mentre 4 minuti dopo il portiere di casa è bravo ad incollare ai guantoni la punizione di Bassini. Fiorucci perde poi Rosini per infortunio dopo 29 minuti, dentro Carletti da mezzala e Alagia alza il suo baricentro. A trovare il gol però è il Trestina con una bella azione orchestrata da Belli sulla sinistra, palla in mezzo e da lì Brevi non sbaglia. Incornata vincente, 1-0 Trestina e gol numero 5 in campionato per il centrocampista classe 2003. Si va all'intervallo così e nella ripresa l'Orvietana prova subito a spingere sul gas con Bassini che serve Tomassini, sinistro sul fondo. Sull'altro versante Ferri Marini a fare da torre per Bologna con palla di nuovo sul fondo. L'Orvietana passa allora al 4-3-3 con l'ingresso di Omoria, non al meglio per Alagia. Ci prova allora Ricci da fuori ma senza impensierire Montanari. Nel finale i biancorossi provano il forcing ma il Trestina si difende con ordine senza rischiare nulla, ritrovando quei tre punti che mancavano da 15 partite. Silvano Ferrucci si ferma a 5, la striscia di risultati utili dell'Orvietana. Quanto è mancato proietto oggi? No, se no cerchiamo alibi, cerchiamo cose. Proietto non c'era, quindi abbiamo giocato in 11 ugualmente. Il Trestina ha fatto gol, ha vinto la partita, appunto. Allora cosa è mancato all'Orvietana? Di fare il gol dell'1-1. Il suo tempo è stato un assedio, è stato, si poteva stare che per la già una partita, però il Trestina non ha rubato assolutamente niente, probabilmente sono stati più carichi di noi, sono stati, e noi al di là di proietto, e poi dopo mezz'ora neanche l'infortunio a Rosini, cioè un po' i piani si è scombussolato, anche perché sono di sottoquota, quindi devi rimiscolare un po' tutte le carte in campo, quindi, però ripeto, ci sta, campionato difficilissimo, lo sapevamo, ne eravamo salvi prima e siamo retrocessi adesso, quindi domenica è un'altra battaglia e ne so altre 10 da fare, sempre al massimo allora. Francesco Farsi, questo è il migliore esordio che poteva esserci? Sì, assolutamente sì, anche se voglio fare veramente un grosso applauso ai ragazzi, perché sai, i cambi di allenatore non è mai facile, perché li ho visti molto abbattuti, molto un pochino giù di morale, però hanno reagito subito a quello che è stato un pochino il mio impatto con dedizione, e poi oggi hanno messo dentro veramente tutto e mi permetto di dire che è stata una vittoria da Trestina. Ora finiscono gli elogi e dobbiamo pensare assolutamente al fatto che non abbiamo fatto niente e che dobbiamo riproporre lo stesso atteggiamento per 10 partite. È una delle rassegne gastronomiche più longevi, identitarie in Umbria, e alle soglie dei 60 anni si prepara a fare un passo in avanti per assumere una veste di fiera nazionale strutturata e organizzata in modo più efficace. Perfeziona dunque il format e si arricchisce di nuovi importanti partner. Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, giunta alla 59esima edizione e in scena non più solo nel weekend, ma novità di quest'anno, dal 25 febbraio al 5 marzo, con eventi e appuntamenti per 9 giorni consecutivi. È Umbria Fiere, società che gestisce il centro fieristico regionale, il partner strategico di Nero Norcia, che da quest'anno curerà la logistica e l'allestimento dell'evento, aiutando a migliorare la fruizione del percorso mostra.
A presentare i dettagli, giovedì 16 febbraio a Perugia, sono stati Nicola Lemanno e Pietro Luigi Altavilla, rispettivamente sindaco e presidente del Consiglio Comunale di Norcia, alla presenza di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, presenti poi Stefano Ansideri, presidente di Umbria Fiere, Antonella Brancadoro, direttore dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, di cui Norcia è socio fondatore, e Stefano Lupi, presidente dell'Università dei Sapori, altro partner della manifestazione. Lo chef stellato Maurizio Serva si esibirà sabato 4 marzo e il Tre Spicchi Gambero Rosso Mario Cipriano il 5 marzo saranno due dei nomi più illustri che presiederanno Palazzo Graziani con i loro show cooking, a cui si potrà partecipare su prenotazione dal sito dinneronorcia.it. Assolutamente sì, siamo alla vigilia appunto della 59esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo, ma la strada è pronta e stiamo lavorando in buona sostanza fin da oggi per la 60esima edizione, che sarà certamente una edizione che dovrà vedere un nuovo format, un nuovo modello, un percorso che abbiamo iniziato, un percorso che si concretizza quest'anno con alcuni primi importanti segnali, intanto quello della durata, quello della differenziazione dei periodi dell'evento, e quindi andiamo dal 25 febbraio fino al 5 marzo. I due weekend saranno weekend per il grande pubblico e saranno quindi caratterizzati anche da spettacoli, da intrattenimento e anche evidentemente da momenti di approfondimento. In mezzo alla settimana ci saranno invece solo momenti di approfondimento. Per tutto il periodo ci saranno importantissimi momenti gourmet, abbiamo scelto partner fondamentali e per la logistica e per il miglioramento della qualità degli espositori, e quindi mi riferisco a Umbria Fiere, che è evidentemente il nostro player più importante nella nostra regione, con cui abbiamo avviato questa fondamentale collaborazione per la crescita e per il rilancio di questa manifestazione. Non poteva che essere così e siamo davvero fieri e felici di aver avviato questo percorso. E poi l'altro partner importante, Università dei Sapori, con cui ci diletteremo e assisteremo a dei momenti di show cooking bellissimi, in cui il re della mostra, il tartufo nero pregiato di Norcia, sarà al centro della degustazione di importanti piatti per tutti coloro che vorranno prepararsi e che vorranno prenotarsi per essere presenti a questi momenti, che si terranno in modo particolare il sabato e la domenica. Quando ci saranno i convegni durante la settimana, anche in quel caso per gli ospiti dei convegni saranno previsti momenti di degustazione. Insomma, è un format nuovo, giovane. Ecco, da questo punto di vista una sessione speciale, una sessione particolare in collaborazione con l'associazione Quintessenza sarà proprio dedicata ai giovani, a cui nell'ambito della mostra mercato per tutta la durata della mostra è stato dedicato uno speciale spazio che vedrà anche per loro momenti di svago e di divertimento, momenti di approfondimento e quindi il ritorno a Norcia per la nostra comunità di ragazzi, anche di alcuni momenti di aggregazione studiati appositamente per loro. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.